dell'incontro con l'altro. Facciamo silenzio e dedichiamo il nostro tempo all'ascolto per conoscere e amare. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia sempre con tutti voi. E con il tuo Spirito. Come vedete, i nostri ragazzi aumentano il nostro cartellone che settimana per settimana descrive un po' quello su cui in qualche modo cerchiamo di lavorare. Così difficile incontrare davvero gli altri. Molto più spesso è più facile far finta, è molto più facile incontrarsi e dire tutto bene, allora arrivederci e grazie. Invece il Signore ogni volta ci rende da ogni vero incontro la possibilità di scavare più a fondo e di essere più belli e di credere in più a quello che davvero conta e vale nella vita. Questa mattina allora chiediamo perdono per quelle volte in cui forse abbiamo detto semplicemente va tutto bene e siamo andati oltre, che il Signore ci faccia vivere davvero ancora una volta. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci possiamo accomodare, ascoltiamo la parola di Dio. Dio entra nella storia dell'umanità per rivelarsi a noi. Oggi la voce di Giovanni, ultimo profeta prima di Cristo, ci esorta a preparare la via della vera conversione del cuore, cercando ciò che distorto è in noi e di correggerlo. Lo Spirito Santo rende ogni battezzato annunciatore del Vangelo, parola che è Gesù vivente, che stravolge la nostra vita perché ci invita a liberarci dalle passioni umane e grazie al perdono a cambiare totalmente il nostro modo di vedere la realtà del mondo. Dal libro del profeta Abacu. Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione. Rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. Metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre, pace di giustizia e gloria di pietà. Sorgi, o Gerusalemme, sta in piedi sull'altura e guarda verso Oriente. Vedi i tuoi figli riuniti dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero frutoso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio, perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
quando il Signore stabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev, chi semina nelle lacrime, ne terrà nella gioia. Portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia, a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti, Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi, nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio, essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, i colmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Parola di Dio. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte ed ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. Gloria a Cristo. Alleluia, 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 alleluia.
Credo che possiamo iniziare questa riflessione, anche un po' dedicandola ai nostri ragazzi. Sono felicissimo perché è molto tempo che manco a questa liturgia, a questa celebrazione, a questo orario che tanto mi è caro. E allora è bello anche per me ritornare sui passi con i ragazzi, con i bambini, con il coro, eccetera, e con tutti voi, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre a questi salmi che ci possono stare all'inizio come captatio benevolenza. Adesso credo che possiamo parlare dei nostri amici che hanno fatto questo simpaticissimo alleluia, cioè di Diana, che ringraziamo per il suo coraggio, e del nostro Daniele, che altrettanto possiamo ritenere nostro leader di questa giornata. Perché? Perché vedete, il nostro Giovanni Battista, che in qualche modo fa da protagonista appunto della nostra liturgia, di questo Vangelo di oggi, ci richiama ad un punto fondamentale. I nostri ragazzi all'inizio hanno parlato dell'incontro, dell'importanza dell'incontro, vero? Ecco, e dovete sapere che, stranezza delle stranezze, il nostro Giovanni Battista, che appunto ci parla di questo incontro, di questa necessità di conoscerci, eccetera, eccetera, inizia il suo ministero dove? Dove inizia? Dove stava Giovanni Battista? L'avete sentito? No, io non scendo da qui, se volete salire potete farlo tranquillamente. Dove ha iniziato Giovanni Battista? Antonio? Vedo che i nostri ragazzi ascoltano. Vorrei sapere al catechismo cosa sentono, poi mi racconteranno. Da dove inizia Giovanni Battista e il suo ministero? Niente, Andrea. Niente, nessuno ha sentito il Vangelo, ragazzi, è veramente imbarazzante. Ecco, questo è il problema della nostra vita. Noi continuiamo ad essere presenti con i nostri corpi, ma la verità è che la geografia non necessariamente determina quello che siamo. Noi siamo presenti in classe, sì o no? Dipende. Se il nostro corpo è lì, non è detto che il nostro cuore sia lì. Se noi siamo in chiesa, non significa che il nostro cuore necessariamente sia in chiesa. Se noi siamo a casa, non necessariamente la nostra presenza lì è effettiva e reale. Tante volte noi siamo qui e stiamo vagando i nostri pensieri. Il mio professore alle scuole superiori diceva al nostro compagno, un po' sognatore, mi sembra che stai pensando alle pecore in Puglia, a queste pecorelle che saltano da una parte e dall'altra, questi giardini sconfinati, questi campi, questi oliveti, che bello guardare le pecorelle che saltano e dormire e sognare. Ma siamo in classe, stiamo svegli, dobbiamo essere svegli, pronti, preparati, attivi, la vita non ci permette di addormentarci. Primo punto. Giovanni Battista comincia il suo ministero dal deserto. Chi di voi è mai stato nel deserto? Io. Bravo, Daniele è sempre stato con voi. Chi di voi è stato nel deserto? Tu sei stato nel deserto? Daniele, sei stato nel deserto? Voi siete stati nel deserto? Allora, potete immaginare però come si è fatto un deserto. Come è fatto il deserto? Dimmelo, vieni qua. Di sabbia, non per forza, vieni qua. Io non mi muovo da qui, Allora, è importante far salire i ragazzi, non scendere noi. Stiamo scendendo troppo, vieni qui sopra. Come è fatto il deserto? Pieno di sabbia. Ok, esiste il deserto di sabbia del Sahara, per esempio, vieni qua, c'è Giorgio, vieni qua. Allora, esiste il deserto del Sahara, si vede, Sahara africano, e poi c'è il deserto di Giuda, che è quello che Gesù ha conosciuto. Com'era il deserto di Giuda? Brava, e anche così spontaneamente. Molto bene. Allora, dovete sapere che questo deserto però viene accomunato dal sole. Certo, a volte però può anche piovere da quelle parti. Fa tanta tanta acqua e poi basta, poi si asciuga subito. Il problema però è che nel deserto vige una regola importantissima, che è questa. Visto che nel deserto, ascoltate, come degli anni. Luca, ma tu sei venuto anche una volta qui sopra, l'anno scorso. Vedi, eri sempre tu, bravo Luca. Allora, dovete sapere che nel deserto vige una regola importantissima, cioè il silenzio e la solitudine. Ma come, parliamo di Giovanni Battista che incontra la gente, l'incontro è importante, parlare, conoscersi, guardarsi negli occhi, e poi Giovanni Battista dove sta? Nel deserto, da solo, solo lui, e sta zitto, no? Con gli animali, e pochi ce ne stanno nel deserto, però a volte si possono pure trovare, qualcuno, pochi, però a volte ce ne sono. Il punto qual è? Che ogni vero incontro, carissimi Luca e Giorgio, carissimi tutti quanti noi che siamo qui, ogni vero incontro parte da un necessario imparare a fare silenzio. Ok? Cara Giorgio, se tu vuoi conoscere qualcuno, non puoi continuare a parlare. E noi facciamo così invece, continuiamo a stare con le persone e gli raccontiamo tutti i nostri fatti. Ma chi se ne frega dei vostri fatti, dei nostri fatti? Se vuoi conoscere veramente una persona, devi iniziare ad ascoltarla.
fare silenzio. Quante cose vogliamo raccontare ai nostri figli? Ma statevi zitti, stiamoci zitti, pure noi preti qua, continuiamo a parlare. Ma voi chi vi conosce? Chi conosce le vostre storie? Le storie dei nostri ragazzi, le storie dei nostri insegnanti, quante parole ci hanno riempito il cuore di fatti, eppure non siamo cresciuti. Giovanni il Battista è l'uomo dell'incontro perché ha saputo fare silenzio. Il deserto e la legge del deserto è quella del silenzio, è quella di colui che ha imparato appunto a stare un po' zitto e a capire banalmente che le orecchie sono due e la bocca è una sola, per cui forse almeno una proporzione potremmo da questo impararla. E un'altra cosa che dice nel deserto della seconda è che, visto che siamo sempre da soli, io vi auguro di andarci nel deserto. Io in realtà sto preparando in una delle prossime avventure un bel cammino a piedi nel deserto. Se qualcuno volesse avventurarsi, penso che il Sahara per me potrebbe essere una buona opportunità. Ecco, il deserto, la prima legge è il silenzio, la seconda è quella che, visto che stai sempre da solo, visto che non c'è nessuno che parla, se trovi qualcuno ti devi aggrappare, che non te ne andare, per piacere. E noi invece qua stiamo sempre in mezzo alla gente e siamo però sempre da soli. Siamo sempre col telefono in mano a comunicare, a parlare, a chattare, a vedere video su YouTube di non so quali giochini che ci riprendono ore e ore della nostra giornata, e in realtà siamo sempre da soli. E allora, carissimi Luca, leggo come fa Davide, per esempio, bravo. Ecco, e il punto è questo. Il nostro amico Giovanni, oltre ad aver scoperto la preziosità del silenzio, cioè che deve imparare a starci un po' nel deserto, che il silenzio non deve fare così tanta paura, perché nel silenzio spuntano i fiori, che sono i fiori di noi stessi, la bellezza di quello che siamo. E la seconda legge è questa. Se trovi qualcuno nel deserto, impari davvero ad ascoltarlo, perché hai imparato a stare zitto. E se incontri qualcuno nel deserto, questo qualcuno è la tua salvezza. Ne abbiamo tanti amici su Facebook, non so su Instagram come funziona, sto imparando. Eppure veramente facciamo fatica a comunicare, facciamo fatica a stare davvero sulla stessa linea d'onda, il silenzio e l'incontro. E allora Giovanni ha iniziato il suo ministero non dalla piazza, non dalla grande città, ha iniziato il suo ministero dal silenzio e dall'incontro. L'augurio per tutti quanti noi è quello davvero di fare silenzio e di guardarci dicendo: oh, eccoti, adesso ti posso conoscere, perché mi hai raccontato chi sei, perché mi hai raccontato qual è la tua esperienza di vita e di Dio. Potete accomodarvi, ragazzi, e concludo con una sola parola, cioè in realtà sono tante, però tanto abbiamo un po' di tempo. Dovete sapere che San Francesco un giorno insieme a Frate Leone andò vagando per un paesino e disse: Frate Leone, vieni con me, andiamo a fare un servizio, andiamo a fare la nostro annuncio, la nostra predicazione. Però che cosa fece? Andò per il paese, passeggiò insieme a Frate Leone, con un suo amico, e non disse neanche una parola. A un certo punto si fece ora e tornava tutti quanti a casa e disse a Frate Leone: caro Francesco, caro padre Francesco, guarda che abbiamo fatto? Abbiamo fatto silenzio, ci siamo stati zitti per tutto il giorno. No, abbiamo annunciato qualcosa di straordinario, abbiamo annunciato che siamo amici, e lo sappiamo fare anche stando in silenzio. Quindi tre cose. La prima cosa è il silenzio, il deserto, la noia a volte, che anche quella è tanto formativa. Il silenzio, primo punto. Secondo punto, quando incontri una persona, sappi che quella è la tua salvezza. Tu salvi la gente, come quando stai in mezzo al mare, non sai dove afferrarti, ecco, trovi una persona, eccolo, mi puoi aiutare, questa è la mia salvezza, l'incontro, il mio amico, la mia amica. Secondo punto. Terzo punto, impara che la tua amicizia, se davvero hai imparato ad essere amico di qualcuno, tutto questo è Vangelo, tutto questo è salvezza, tutto questo è una buona notizia. E allora, morale della favola, Giovanni il Battista era veramente amico di Gesù, oltre ad essere suo cugino, era veramente amico di Gesù perché stava zitto, perché sapeva parlare e perché poteva essere suo, davvero, profondamente amico, passeggiandoci anche insieme. Allora, che ciascuno di noi possa davvero scoprire l'amicizia nel silenzio, nel dialogo e nella riscoperta di questa amicizia, che nonostante tutto, c'è. Amen.
rinnoviamo la nostra professione di fede, siamo in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, e professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Mi aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Al Padre che ascolta i nostri silenzi e le nostre parole, rivolgiamo le nostre preghiere. Gesù, portaci a tutti noi nella strada giusta per arrivare nel tuo cuore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Preghiamo per quei fratelli che non hanno niente. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Caro Gesù, fai che tutti i malati guariscano e non solo di salute, ma anche del cuore. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Caro Gesù, fate le strade per il nostro cuore e siamo pronti a riceverti, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Caro Gesù, aiuta tutti gli uomini a seguire la parola di Dio e convertili al battesimo per il perdono dei peccati e dai loro la forza di superare gli ostacoli che la vita riserva, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Un altro rischio grande che viviamo tutti quanti è quello della vergogna. Vergognarci di essere sul serio quello che siamo, vergognarci di fare quello che il Signore ci sta chiedendo. Giovanni Battista sembrava un po' un pazzo squinternato, eppure non ha avuto vergogna di ascoltare la parola di Dio. I nostri amici forse avranno un pochettino di vergogna di venire qui a fare alleluia, alleluia, eppure lo fanno comunque, perché sanno che il Signore anche attraverso questo passa. E ciascuno di voi, di noi, possa non vergognarsi di fare ciò che il Signore gli sta chiedendo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. È una preghiera speciale per il fratello Nicola di Sorcamilla, è volato in cielo. Accompagniamo anche la nostra sorella, la nostra madre, Sorcamilla, persona importante per molti di noi, per i ragazzi della scuola, anche per tutta la comunità. Che la sofferenza di una mancanza possa essere riempita con la speranza della resurrezione. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. In qualche istante di silenzio ciascuno metta le sue preghiere e le sue personali rivolte a Dio. Numero 258, segni del tuo amore. Andando a grazie danno già.
Siano gradite, Signore, le nostre umili offerte e preghiere. All'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion, è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva si tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia, in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, diamo l'inno della tua lode. Allo stesso modo in quell'ultima sera gli prese il calice, magnificando la tua misericordia, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, e ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito che è vincolo di carità si custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore, Michele, Nicola e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla tua mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, San Giuseppe e sua sposa, ogni apostoli, Santo Stefano, San Costanzo e tutti i santi nel convito della Gerusalemme nuova per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia, la confidenza e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia andremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, ti hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In nome di Dio, cambiate il gesto di comunione. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Canto numero 262, Sentinella. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai nutriti con il pane della vita, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra, nella continua ricerca dei beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Riceviamo la benedizione del Signore, quella che ci rende in grado di non scappare attraverso le certe, di viverlo fino in fondo, di lasciarci inebriare da quelle parole poche, ma giuste, sante, precise, intatte, che possono arrivare fino al cuore. E questo avvento per noi possa essere un punto di svolta. Il Signore sia con voi. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. La benedizione di Dio onnipotente e buono, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Date gloria a Dio con tutta la vostra vita e andate in pace. E